Che cosa hanno in comune Padre Pio, The Rock e Miriam Leone? Beh, secondo alcuni, sarebbero tutti e tre dei transessuali. Uè, benvenuti al primo episodio del 2023 dell'Infiltrato. Partiamo subito col botto perché oggi vi faccio conoscere una delle teorie del complotto più strampalate di cui avrete mai sentito parlare, ma che, vi giuro, conta già migliaia di adepti in giro per il web. Bene, commentino tattico, mi piace, sigla e iniziamo. In questa puntata dell'Infiltrato facciamo la conoscenza con la Transvestigation, una contorta teoria del complotto secondo cui il 90% dell'elite al potere sarebbe composta da transessuali, da cui il nome Transvestigation, ovvero l'analisi, l'investigazione di questi personaggi sospetti allo scopo di rivelarli al mondo per quello che sono, ovvero dei transessuali. Il mondo descritto in queste chat Telegram che contano già decine di migliaia di persone in giro per il mondo è un mondo in cui troviamo un'elite massonica composta da ebrei che controlla il mondo ipnotizzandolo con l'ausilio di attori in grado di interpretare diverse personalità, una cellula massonica che ha nella transessualità un passaggio fondamentale per l'iniziazione e l'inserimento nella società, che si considera superiore e che non si mischia con la plebaglia non operata, che lavora allo scopo di ipnotizzare la società affinché in pochi anni questa non sia più in grado di identificare i generi cosiddetti naturali, il maschio e la femmina. Il motivo di tutto ciò? Ma è logico, il controllo del mondo. In che modo essere transessuali si sposa con il controllo del mondo? Ma è logico, controllo delle nascite. Poi beh, sono sadici, sono satanisti, sono cattivi. In pratica, Satana non può creare la vita e quindi loro sono invidiosi di Dio e cercano di avvicinarvisi per quanto possibile trasformando i corpi tramite il rito dell'iniziazione transessuale. Loro godono nell'imbrogliarti e ti ipnotizzano tramite i media, i VIP, le pubblicità. Le vedete queste splendide modelle? Beh, se le vedete come donne è perché anche voi siete delle vittime lobotomizzate dall'elite. Ipnotizzati dal potere ipnotico delle zizze finte. Questi costumi sono proprio fenomenali, voglio dire, guarda come stanno bene addosso a questi uomini. Ma sono già stati operati lì sotto? O è semplice Photoshop? Cioè, ma che voglio dire, ma non potrebbero semplicemente assumere delle modelle lobotomizzate come noi per fare delle foto? Troppo poco contorto? Comunque, il mondo è pieno di questi individui detti invertiti. Prendetelo per assodato. Ed è a questo punto che entrano in gioco i nostri eroi senza macchia, i nostri transvestigatori che grazie all'analisi di numerose foto in low quality trovate su Google ricorrono a quella che loro chiamano antropologia forense per scovare gli invertiti. Antropologia forense che lasciamo stare cosa sia veramente, per loro consiste nel dare un'occhiata rapida alla conformazione delle persone sospette, ecco. Perché dovete sapere che ci sono solo due scheletri, maschio e femmina, quindi gli invertiti cosa fanno? Mentono, si operano e si trasformano. Quindi in breve loro cosa fanno? Vanno ad osservare i tratti caratterizzanti il dimorfismo sessuale maschio-femmina che ci sono a livello osseo e li rendono assoluti. Perché, come ogni teoria del complotto che si rispetti, deve avere un fondo di verità da cui partire. Sei un uomo, ma hai la mandibola un filino meno squadrata? In realtà sei una femmina. Sei una donna, ma hai la forma delle sopracciglia un po' troppo pronunciata e sporgente? In realtà sei un maschio. Hai il profilo di fianchi e gambe leggermente troppo dritto o troppo divaricate? Già sai, a dirla tutta, io stesso ho voluto provare i loro metodi infallibili per transvestigarmi. E ho scoperto una cosa terribile. Ho scoperto di essere una donna! Oh, comunque il capello biondo è mica male, no? Piace? Naturalmente il primo passo consiste nell'aver assoggettato coloro i quali più facilmente potrebbero scoprirti e quindi rivelarti al mondo, nonché coloro i quali operativamente ti trasformano. Quindi già lo sapete. Tutti i medici sono transessuali. Il sistema medico globale è un sistema medico luciferino, assoggettato a Satana.
Oh, mi spiace, amici medici, anche stavolta vi è andata male. Giuro che un giorno lo trovo un complotto in cui siete i buoni, eh? Comunque, fatto sta che tutti questi medici transessuali altro non fanno che andarsene in giro per il mondo a fare operazioni ai VIP per trasformarli e cambiargli sesso. Rimozioni di pomi d'Adamo, dislocamenti di clavicole, rimodellazione di mandibole, eccetera, eccetera, eccetera. Il risultato? Non si salva nessuno. A partire, che ne so, dalla musica moderna? Che so, Billie Eilish, pomo d'Adamo rimosso, segni massonici con le mani, mento squadrato, chiaramente un uomo. Un uomo ciccione che se ne va in giro con una calzamaglia di silicone a simulare un corpo da donna. Un maiale satanico. Perché un po' di sano body shaming non ci sta mai male, in fondo. Comunque, anche andando un po' indietro nel passato con la musica un po' Piaget, i grandi classici non si salvano, eh? Red Hot Chili Peppers? Quattro donne. AC/DC? Tutte donne, ma si vede, dai, guarda lì che fianchi curvi, slanciati e seducenti. Cioè, dai, guarda Brian Johnson come cammina dondolando. È lampante, eh? E poi anche il nome. AC/DC? Mica sta per corrente alternata, corrente continua, eh? Sta per bisex! Perché ci provocano! Ma cambiamo un mondo, che ne so, parliamo lo sport. Floyd Mayweather, il campione di box, è una donna. Va che spalle curve, che mani piccole, Mayweather. Forse bisognerebbe chiamarlo Gayweather per come schiva i pugni. Pff, codardo, fatti colpire in faccia da un pugno durante un match se hai le palle. Ah già, non ce le hai perché sei una donna. Mo vi sgancio la bomba. Tutti i calciatori del mondo sono donne. Tutti. Maradona? Forse meglio Maradonna. L'ultimo pallone d'oro Benzema? Teschio da donna, fianchi da donna, un po' di Photoshop qua e là per ingannarci? Donna. Tutti i calciatori di tutte le nazionali del mondo sono donne. Senza eccezioni. Tutti transessuali. Qualcuno, giustamente, si chiede. Ma anche quelli delle nazionali di paesi omofobi? Bah, non ci sono paesi omofobi, è tutta un'invenzione della lobby trans. I trans sono ovunque, Corea del Nord, Iran, tutte montature. Forse non vi è chiaro. Vi mostro un documento inoppugnabile. Tutti i calciatori del mondo hanno la vagina, non ci sono eccezioni. E possiamo dire lo stesso in qualunque ambito, eh? Politici? Tutti trans. Obama, Biden, Trump, Kim, tutti trans, modelli, attori, non si salva praticamente nessuno. Né le donne, a partire, che ne so, dalla super mascolina Adriana Lima, che oltre ad essere un uomo, come testimoniato dalla mandibola squadrata e dalla cassa toracica dritta e sporgente, è anche la stessa persona che interpreta Megan Fox. Ma su questo ci torniamo dopo, eh? No spoiler. Ma neanche le attrici di fama internazionale, che ne so, Jennifer Lawrence o Emma Watson. Trama infantile incredibile qua. Tra l'altro, sottolineiamo una cosa. Watson. Son, eh? Perché ogni tanto l'elite si prende gioco di noi anche scegliendosi cognomi con giochi di parole, perché sono dei burloni, eh? O no? Dico bene Paul Newman? O forse dovrei dire Paul Newman? Non si salvano neanche i palestratozzi Giga Chad, eh? The Rock, che oltre ad un andamento dondolante ed un fisico oltremodo femminile, si è anche fatto beccare malamente, eh? No, Nuts. Una prova schiacciante. Ah, ovviamente io lo chiamo The Rock, ma ricordiamo che lui si chiama Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Burlone anche lui. Poi ci sono un po' tutti, in realtà. Will Smith. Vin Diesel. Vin Diesel non sarebbe solamente una donna sotto mentite spoglie, eh? Ma sarebbe anche incinta! Probabilmente incinta di troppe peroni, ma comunque incinta. E gli italiani? Non si salvano neanche loro. Il volo? Tre donne, che tra l'altro devono usare un sacco, ma un sacco di autotune, cioè, voglio dire. Verratti? Una donna fidanzata con un uomo. Valentino Rossi? Una donna! Tra l'altro, parentesi, transvestigatori, questo qui è Bastianini, non è Rossi. Va bene, sono un po' puntiglioso, lo ammetto. Sulla moto sembra molto mascolino, ma in realtà è tutta un'altra storia. La prova schiacciante per dire che Valentino Rossi sia una femmina? L'hanno visto parcheggiare.
Maria De Filippi, che emette una profonda energia maschile. Beh, questa era facile, qualcuno commenta. Beh, allora beccatevi questa. Miriam Leone. Bam! Asso di bastoni. Miriam usa protesi in silicone per simulare... Beh, sì, la patatina. E cambia corpo 3 volte durante lo stesso giorno. Live Photoshop. Andrea Bocelli è una donna, ma soprattutto Andrea Bocelli ci vede benissimo. Avete capito bene? Ci vede benissimo. E io dovrei credere che se ne vada in giro per la città a cavallo senza vederci? Scacco matto, Bill Gates. Dai, spariamo le ultime 4 cartucce in ordine di importanza. Giorgia Meloni, a.k.a. Giorgia Meloni. Beccata con pomo d'Adamo e arco sopraccigliare prominente, ma soprattutto beccata a fare il segno satanico della V. E per fortuna non hanno beccato i segni che fanno i suoi colleghi in zona Predappio. Padre Pio, qui purtroppo i nostri investigatori non sono riusciti a trovare altre foto che facessero il loro gioco, ma cito che le mani gli sembrano sospette. E per una volta sono d'accordo con loro. Il Papa, The Pope, per gli amici, in Popster. Ma perché limitarsi a Papa Francesco, dico io? Ma caliamo il carico pesante. I papi sono tutti transessuali. I papi sono tutti femmine. I papi sono tutti satanisti. E sto solo citando, vi prego, non mi mandi all'inferno, capo. La prego. E per finire, il personaggio più importante di tutti. Berlusconi? No. Gesù Cristo? No. Tommaso Mazzanti dell'antico vinaio? Boh. Non chiedetemi, io ci faccio solo gli screenshot. Tra l'altro qui ho trovato uno dei commenti più tristi che abbia mai letto. Potreste analizzare Tommaso Mazzanti? Qui in Italia fa la parte di quello che, se lavori duro, puoi riuscire a realizzare i tuoi sogni. Adesso no, seriamente, fuori dal personaggio. Mi dà davvero tanta tristezza, perché ti dà proprio l'idea della rassegnazione, del disagio, del malessere sociale, no? Che circola negli ambienti complottisti. Ragazzi, potrei farci tipo 26.000 puntate in sti gruppi. Qualche ultima chicca al volo per chiudere in bellezza. Oltre ad essere transessuali, l'avrete capito, i VIP interpretano spesso diversi personaggi. Così, per confonderci ancora di più. Che ne so, giusto per citarne uno. Hitler non era morto. Hitler era Walt Disney. Poi vabbè, fanno un po' di scouting a caso di presunti simboli massonici in giro per i media e per le opere d'arte. Ed ogni giorno affinano le proprie tecniche per scoprire sempre più facilmente gli sgamelli architettati dall'elite per imbrogliarci. L'ultimo ritrovato della tecnologia è l'app che fa le facce piccole. Basta tracciare un cerchio e se la faccia ci sta dentro, allora è una femmina. Grande sgamello. Sì, funziona di sicuro. Va bene, signori miei, prima di salutarci con l'ultima chicca, l'ultimo commento che va un po' a sintetizzare tutto quello che abbiamo visto, come al solito vi invito ad iscrivervi, lasciare un mi piace, dare un'occhiata al mio libro Cascina Speranza, cosa sarebbe successo alla fattoria degli animali se avesse preso il potere un governo populista, lo trovate in descrizione. Ed ora, ultimo commento. Chiunque tu veda in TV, nei film, nei video musicali, gli sportivi, tutti gli atleti olimpici, tutte le riviste, i giornali, i libri, tutti i governi, tutte le mega religioni, i ricchi all'elite, le corporazioni, chiunque sia ricco e famoso. E aggiungiamoci che pure gli illuminati rettiliani lo fanno, tutti diventano transessuali. È gigantesco. Ed è globale. Bilancia, pirati, bandiera a scacchi, gufo, drago, diavolo, zombie, scintilla, fulmine, teschio, fuoco.